Il ricordo di Andrea Camilleri si è concluso ieri sera ad Agrigento il Festival della Strada degli Scrittori. 7 giorni di eventi culturali gratuiti che hanno attratto centinaia di persone nel cuore del centro città, in una chiesa, quella del Purgatorio, che è oggi il Polo Culturale San Lorenzo. Alla serata Camilleri hanno partecipato il genero, il regista Rocco Mortelliti, le nipoti, la scrittrice Arianna Mortelliti e l'attrice e regista Alessandra Mortelliti e l'attore Giugiu Gramaglia. Presenti anche il prefetto e il questore di Agrigento, Filippo Romano ed Emanuele Ricifari. Treccani e Strada degli Scrittori quest'anno hanno raddoppiato. Oltre al master di scrittura con le lezioni e i laboratori seguiti per una settimana da scrittori, artisti, grandi editorialisti, e alla sera ci siamo ritrovati sempre al Polo Culturale San Lorenzo della Diocesi di Agrigento per il Festival della Strada, cioè i cantautori, gli artisti, gli scrittori che hanno partecipato a questo master dedicato quest'anno alle parole della musica, si sono ritrovati la sera a donare alla città le loro canzoni, le loro riflessioni. E abbiamo concluso nel migliore dei modi, dedicando una serata ad Andrea Camilleri, ma non soltanto ricordando il commissario Montalbano e i libri ai quali siamo più affezionati, ma anche scoprendo un Andrea Camilleri quasi inedito, con l'aiuto delle due nipoti del cuore, cioè dire Alessandra Mortelliti, regista, e Arianna Mortelliti, scrittrice, insieme con il loro papà. Cioè dire Rocco Mortelliti, un grande regista, il regista della scomparsa di Patò. Le nipoti che con le loro mamme Andreina, con la loro mamma Andreina e le zie Mariolina ed Elisabetta animano il Fondo Camilleri, con il quale la Strada degli Scrittori continuerà a lavorare anche in vista del 2025, che non è soltanto l'anno di Agrigento Capitale della Cultura, ma è anche l'anno in cui ricorderemo il centenario dalla nascita di Andrea Camilleri. Era veramente estremamente simpatico, estremamente moderno, per cui noi abbiamo avuto la fortuna veramente di poter parlare con lui degli argomenti più disparati. E poi la grande particolarità di nonno, secondo me, è che essendo poi cresciuto e vissuto in mezzo alle donne, aveva sviluppato un animo prettamente più femminile che maschile, per cui veramente per noi è un piacere parlare con lui, come parlare con un'amica saggia. Assolutamente sì, confermo, addirittura possiamo dire che nonno è stato anche un confidente delle nostre prime esperienze sentimentali quando eravamo adolescenti e poi è rimasto il confidente quando si trattava di chiedergli consigli, quelli più importanti della vita adulta. E la cosa anche bella è che lui era uno scrittore sui generis, non il classico scrittore che scrive isolato, solo con se stesso in riva al mare, ma amava scrivere circondato dal classico delirio familiare, quindi moglie, figli, nipoti, pronipoti, fino all'ultimo, insomma, scritto anche con i pronipoti che correvano sotto la sua scrivania, e lui riusciva, nonostante il casino intorno a lui, a creare tutto quello che poi noi abbiamo. Anzi, diceva che il caos lo aiutava nella concentrazione, quindi è andata bene, direi, sì. Che effettivamente è andata così. Questa è stata una serata particolarmente emozionante, innanzitutto perché è la prima volta che mi trovo a parlare di mio nonno insieme a mia sorella e insieme a mio padre, quindi questa dimensione familiare rende il tutto ancora più emozionante. L'emozione aumenta pensando che a Porta Empedocle in questo momento sta passando San Calogero, che era il santo a cui mio nonno è stato devoto da quando è nato per tutta la sua vita, e speriamo di essere riusciti a restituire l'immagine che noi abbiamo avuto di quest'uomo straordinario, che è stato un grandissimo scrittore ma anche un grandissimo uomo, che noi abbiamo avuto l'onore di vivere proprio nel quotidiano, perché poi c'è anche da dire che Arianna veramente possiamo dire di aver vissuto insieme a lui una parte della nostra vita, addirittura dividendo lo stesso appartamento.